L'età augustea è un ampio arco di tempo che si colloca tra il trionfo su Antonio ad Azio nel 31 a.C. e la morte di Augusto nel 14 d.C. Fin dalla sua comparsa sulla scena politica, il giovane Ottaviano è consapevole di non godere di alcun tipo di prestigio e di dover conquistare con i fatti quell'eredità cui Cesare lo aveva destinato. Per questo prestò attenzione alla scelta di collaboratori validi sia sul piano politico-militare che su quello politico-culturale. Costoro avrebbero dovuto assicurargli la conquista del consenso necessario a sostenere un'azione determinata e spregiudicata, ossia dar vita a una inedita forma istituzionale, il Principato. Egli riuscì in questa impresa non facile grazie a un'abile propaganda ideologica che aveva come suoi strumenti privilegiati le opere letterarie, le arti figurative e le grandi opere pubbliche. Augusto, come scrive Maurizio Bettini, è stato il primo uomo di potere romano a impostare una vera e propria politica culturale, capace di incidere sull'immaginario di una società, presentando per esempio l'età augustea come una nuova età dell'oro, come un tempo di pace e di prosperità, e il suo fondatore come colui che aveva estinto le guerre civili, restaurando la libertà e i valori dell'antica res publica. Molte delle opere letterarie composte in questo periodo celebrano apertamente il programma di riforme promosso da Augusto, ma la letteratura è solo un tassello di una campagna ideologica ad ampio spettro. Essa comprendeva altri aspetti come il rinnovamento architettonico della capitale e delle altre città dell'impero, la diffusione capillare dell'immagine del principe attraverso busti, statue e monete, l'intervento sul calendario, l'introduzione di nuovi culti e di feste legati alla famiglia di Augusto, l'apertura di ben 3 biblioteche pubbliche a Roma, il programma di restaurazione morale e religiosa volta a riscoprire le antiche tradizioni che avevano reso grande Roma, e non da ultimo l'organizzazione degli spettacoli rivolti alle grandi masse popolari come combattimenti gladiatori e naumachie.